è obiettivo di un vero rinascimento indicare la strada giusta perché le città abbiano un buon governo. E allora, con grande serenità, faremo un esposto alla magistratura, che è quella che regola tutto, chiedendo come sia possibile che un sindaco, prima di accettare o di assumere la sua funzione, firmi un contratto con una società privata con penali se non obbedisce agli ordini. Allora, i vertici MC5 Stelle fanno arrivare messaggi alla Raggi: se non mandi via Frongia, vai a casa. Con tanto di penale da 180.000 euro, come prevede il contratto firmato dall'insediamento con la Casaleggio Società. Quindi il sindaco, per assumere un ruolo a cui è stato eletto con un voto democratico, deve firmare un contratto con la Casaleggio, che non è una figa, è una società. E se non obbedisce paga 180.000 euro. Esposto alla magistratura. D'altra parte l'esposto va all'esposta, perché vedete la fotografia della Raggi. È possibile che un sindaco, oltre ad andare in giro con un'improbabile borsa, abbia dei jeans già rotti, tagliati? Cioè, il sindaco mostra il decoro della città con dei jeans tagliati come quelli di una povera coatta che, seguendo la moda, vuole blue jeans già rotti. Ricuciamogli e mandiamola a fare in culo.